Caro Presidente, riprendo un po' la sua conferenza stampa. È giusto che nei momenti ufficiali si usi anche il lei, perché questo è un momento ufficiale. Io ho apprezzato la conferenza stampa, ho apprezzato tutte le espressioni di volontà che lei ha indicato e mi permetto di ritornare per un attimo su alcuni aspetti. Vogliamo vincere tutti assieme, voglio vincere alla mia maniera. Voglio evitare di ripetere gli stessi errori. Io condivido questi concetti in pieno. Condivido anche il voglio vincere alla mia maniera. E su questi tre concetti io mi sentirei di dire una sola cosa. Lei ha invocato sinergie e in tanti siamo pronti a dare sinergie. Ognuno secondo le proprie possibilità. Io sono pronto a impegnarmi sul versante dell'industria lombarda, che è quella che conosco meglio. Sono pronto a favorire sinergie con l'industria lombarda e sono pronto personalmente a fare quello che so fare anche a favore della regina e suo, perché lei ama dire prima la regina, poi il presidente. Altro concetto condivisibile. Una sola considerazione. La sua invocazione di sinergie è importante nel momento in cui passa da un'invocazione programmatica a un comportamento concreto, costante, ripetuto. E questo è quello che io mi permetto di sollecitare. Sinergie concrete, costanti, ripetute. Sinergie come modello di, come uno dei modelli di conduzione della società. Lei è bravissimo a condurre la società e noi gliene diamo atto. Ma pensiamo che con le sinergie vere, con le sinergie che danno risposta alle tante disponibilità, poi le disponibilità sono tentativi, sappiamo che nessuno ha la bacchetta magica per dire voglio fare questo e lo faccio. Ma ripeto, con la sinergia concreta, lei che già lavora bene avrà la possibilità di lavorare ancora meglio. Vedrà che sono in tanti pronti a rispondere, forse tanti anche o prevalentemente, non lo so, lontano da Reggio. Ci chieda dunque queste sinergie e noi siamo prontissimi a correre in aiuto, come a lei piace, alla regina e a lei. Buon lavoro, in bocca al lupo, caro Presidente.